L'inglese semplifica i concetti, quindi se vi dico imprese e privati che prestano denaro a imprese e privati, non faccio altro che spiegare il private lending. Parliamo di un particolare tipo di prestito, meglio noto come P2P lending, che avviene attraverso piattaforme abilitate senza passare da banche e intermediari finanziari. Ci siamo già entrati dentro, stiamo aprendo un nuovo file nel nostro dizionario della contemporaneità. L'idea di disintermediare i prestiti nasce in Inghilterra con il sito web Zopa, che dal 2005 ha iniziato a erogare milioni senza passare per le banche. Da lì il trend ha conquistato gli Stati Uniti e da qualche anno è arrivato anche in Europa e in Italia. Ma come funziona esattamente? Il private lending o peer-to-peer lending è un'idea assolutamente affascinante, è una piattaforma digitale in cui le persone fisiche, talvolta anche le piccole imprese che hanno bisogno di denaro, possono farne richiesta. La piattaforma valuta il rischio di credito e propone un tasso in modo che le persone che vogliono prestare il denaro e quindi investire abbiano una vasta gamma di scelta per orientare il proprio investimento. Viste le difficoltà di oggi, c'è chi ritiene possa essere uno strumento utile per fronteggiare la mancanza di liquidità. Ma non è mai tutto così semplice. Quali sono i pro e i contro? Il private lending è oggi sicuramente di grande interesse perché in questa fase di crisi tantissime persone, tantissime piccole imprese hanno grande bisogno di liquidità e queste piattaforme rappresentano una soluzione che ha dei vantaggi. Sono molto capillari, sono mirate, sono trasparenti e sono veloci, ma ci sono anche dei contro. Sicuramente queste piattaforme finanziano a un costo più alto rispetto a quello che viene fatto dalle banche e non sappiamo se sapranno reggere l'onda d'urto di eventuali insolvenze e problemi che potranno derivare da questa fase di crisi. Quindi da una parte attenzione alle speculazioni, ma dall'altra, in un momento di emergenza, valutiamo ogni opzione, anche in lingua inglese.